Buongiorno. Oggi è anche oggi. Una splendida giornata di sole. Non so cosa mettermi. Ho il mio bel caffè. Mi vesto. Fabio è mutande, non lo riprenderò. Comunque mi sto mettendo diversi strati di vestiti. Dunque, c'ho canottiera, maglia, maglione, giubbino. Sotto i pantaloni ho le calze. Oggi il freddo non mi frega. Pronti? Adesso parto tutta stilosa con la sciarpa messa un po' così, stile inutilità della sciarpa. Tra un po' mi troverete tipo con la sciarpa fino a quassù come ieri, cappello tutto alla cazzomene, che dello stile mi devo coprire perché è freddo. Non ho fatto nemmeno 100 metri con la sciarpa così. È troppo freddo, porca miseria, cioè. Ciao, sto mantenendo io la telecamera. Sono in palese imbarazzo. Dai, smettila. Allora, niente, io voglio andare a fare shopping. Io Martina vorrei... cammina con la tua te e non vuole fare shopping. Non è vero. Una donna che non vuole fare shopping. Eccola che porta la sua bellezza in giro per New York. Ma attraversa veloce prima che ci accire. Ma non c'è le macchine? Sì, ci sono. C'è la limousine. Tutto molto bello, ma tutto estremamente caro. $50. Ce li spendereste? Per questo jeans? Carino, ma dove vado? Cioè, dove vado io? Adesso non vi scandalizzerete per vedere pezzi di reggiseno, ma non so se notate come mi sta. Però è figo. Ho deciso di non comprare niente, preferisco magari fare shopping, che ne so, da Forever 21, visto che in Italia non c'è. Seconda colazione. Burritos. Passaggiare? Io ho preso un panino per la colazione. Hamburger, formaggio e uova. Una cosa leggera. Ma ora l'hai presa con la sua colazione? Light. Vieni qua, amore. Siamo dentro l'Empire. Oddio, ma che frangia c'ho io. Abbiamo deciso di salire questa mattina. Qua ci vuole il selfie con la cosa di... Per... Sì, adesso ce lo facciamo. Fammi finire di dire questa cosa. Per la modica cifra di $32. Però se non vogliamo fare la fila, 65 a testa. Ma noi faremo la fila. Certo. Bella però questa schermata. Sì, ci facciamo il selfie con l'altra. Questa schermata. Questa... Si può definire basso rilievo. Questo rilievo, questo disegno in rilievo. Abbiamo cambiato idea. Ci torniamo stasera? Sì, perché visto che costa $32, questo e anche quell'altro, Rockefeller, abbiamo deciso di entrarci stasera per vedere il tramonto e la città che si accende. Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a mangiare. Dai, basta mangiare. Cosa facciamo? Sono le 12:46. Ma io non ho fame adesso, stiamo sempre a mangiare. Ma bruciamo. Allora andiamo giù a fare shopping. Ok. Yeah. Non guardare la mia faccia che faccio brutta figura come il bimbo. Comunque barano, eh? Perché quella lì non si stacca nel Lego. Ha fatto il suo acquisto da Lego. Cosa hai comprato, amore? Una calamita di Darth Vader e... Una calamita della pentola e... Della pentola, dove siamo che... È verde, 13, 12, 11. Ma che è capodanno? Sempre tutto alto. Anch'io ho fatto shopping da Victoria's Secret. Ok, stiamo entrando all'Empire. Ora, biglietti ci sono? Sì! Ho brontolato il tizio della sicurezza perché mi stava ammaccando. Mi stava ammaccando la busta di Victoria's Secret. Basta con queste connessioni wifi. Sì. Bello.
No, facendo le sardine dentro le pair. Esatto. 32 dollari ci schiacciano in un ascensore. Minimo ci devono dare un ascensore a testa. Bravo. Con divano letto e aperitivo servito mentre vai su. C'è anche chi ha fatto il big pass per non farsi la fila e stare lo stesso. Esatto. C'è gente che per non fare 2 secondi di fila ha pagato 64 dollari. Che onda con esso? 60. Oh, mi sta tappando le orecchie. Siamo arrivati all'ultimo piano. C'è un accampamento di gente. Wow! Bellissimo! Ovviamente meno 47.000 gradi. Andiamo subito a vedere il panorama. Si sta facendo notte, siamo rientrati un attimo perché fuori fa freddissimo e adesso ci diamo un bacio ad alta quota più alto che ci siamo dati fino ad oggi. Adesso è quasi notte, quindi si stanno accendendo tutte le luci, cioè anche prima erano accese però adesso si vedono di più. Andiamo a vedere, è cambiato lo scenario completamente. Ciao! Non può mancare lo shop degli souvenir a tema. Ecco, io spacco qualcosa con la busta. Quelle sono le cose che non comprerei mai perché sono inutili. Ho trovato una cosa spettacolare. C'è Hello Kitty vestita come loro. Splendida. Ok, qui si guarda New York dall'alto. Giù si sale e al centro il nulla. E al centro cosa c'è? Gli uffici, andiamo. Uffici, tutto uffici. La pista di pattinaggio. Come di sera Ponza. No, ma non voglio pattinare. Guarda quanti bambini. È un casino, nemmeno te diverti. Questo punto è figo. Sono tutti grattacieli in alto. La fontana. C'hai avuto paura che ti dicevo di andare a pattinare? Cazzo, mi sono cagato addosso. C'hai avuto paura che mi impuntavo, eh? Shopping! Forever 21, 4 piani sottoterra. Incredibile. Figa, veramente figa. Trasformazione. Siamo stanchissimi. Abbiamo camminato sempre, abbiamo fatto shopping e adesso stiamo devastati. E vi voglio far vedere quello che abbiamo comprato. Infatti qua ho messo tutte le buste. Allora, da cosa cominciamo? Allora, innanzitutto qua ci sono i cookies che ci dobbiamo mangiare perché non abbiamo cenato. E abbiamo comprato 2 tazze di New York. Mi piace tantissimo le tazze, infatti ogni volta che vado da qualche parte compro o una tazza o una calamita oppure la cornice. Poi altra tazza, ho preso questo bicchiere qua di vetro, c'è anche la sua cannuccia che ha Onorina in pratica, che ha Pepper Chocolate, e siccome l'ho visto e il suo mi piaceva tantissimo ho deciso di prenderlo anch'io. Nel negozio della Lego Fabio ha preso 2 cose, Darth Vader, una astronave,
Poi ho preso qualcosa da proprio turista. Ho preso calamita e poi ho preso questo, che è questo immancabile a ogni viaggio, prendere la cornice Adidas. Sempre acquisti di Fabio. Questa maglia dell'Adidas qua. Questa anche bellissima. E anche questa molto molto bella e particolare con questa fantasia qua. Ok, veniamo a me. Forever 21. Sta qua. Un crop top. Poi ho comprato sempre una magliettina così con scritto Brooklyn. Poi ho comprato questo qua, questa sempre questa magliettina corta, questa è la mia preferita. Questa collana e questa mi è piaciuta da impazzire. Collane, queste sempre quelle che lo stile che piacciono a me. Questi qua che era una vita che non compravo degli orecchini pendenti perché ultimamente metto sempre i puntini. Poi ho preso questi fiocchetti, tondini e punti luce. Altro acquisto di Fabio. Altro acquisto nerd. Il pop di Darth Vader. Veniamo all'acquisto più porcelloso della storia. Si tratta di... Ho fatto questo acquisto, cioè proprio... Cioè proprio... Si tratta di un articolo trasparente che lascia intravedere tutto praticamente. Ed è questa trousse. Cioè... Ho comprato una trousse. Cioè, i completini, sì, carini, però... Costavano troppo, cioè troppo, troppo, troppo del tipo che compravi il reggiseni mutanda, spendevi 150 euro. E niente, gli acquisti sono finiti. Fabio è morto al bagno e io vi do la buonanotte. Ciao.